Questo telegiornale è realizzato con il font Easy Reading, un carattere esplicitamente creato per i lettori dislessici, che aumenta il grado di leggibilità e comprensione. Le principali notizie di questa edizione. Vacanze. Fuga rovinata dalla variante indiana. Studio. Pfizer e AstraZeneca efficaci su variante indiana. Irlanda. Via la quarantena per i britannici. Johnson. Ipotesi Italia per il matrimonio. Vacanze. Fuga rovinata dalla variante indiana. Vacanze rovinate per moltissime famiglie a causa della variante indiana. Niente fuga in occasione della settimana di vacanze scolastiche. 8 aree sono state sottoposte a nuove restrizioni per l'aumentare dei casi legati alla nuova mutazione Covid. Alle persone è stato comunicato di non entrare o uscire da queste aree, salvo che in casi di estrema necessità. Le aree interessate a queste nuove restrizioni sono Bedford, Blackburn with Darwin, Bolton, Burnley, Kirklees, Leicester City, Hounslow e North Tyneside, dove le nuove regole applicate indicano che non si può viaggiare dentro e fuori da queste zone. Ci si può incontrare solo all'aperto stando a 2 metri di distanza. Studio. Pfizer e AstraZeneca efficaci su variante indiana. Le autorità britanniche confermano l'efficacia dei vaccini anche sulla mutazione che ha messo in allarme il mondo per la sua alta trasmissibilità. La doppia mutazione del coronavirus importata dal subcontinente asiatico può essere neutralizzata dai vaccini soprattutto AstraZeneca e Pfizer. La conferma arriva da uno studio delle autorità sanitarie britanniche in cui si specifica tuttavia che è necessaria anche la seconda dose, mentre Moderna raccomanda il terzo richiamo per i più fragili. Lo studio, condotto dalla Public Health England, ha esaminato i dati di tutte le fasce di età dal 5 aprile per coprire il periodo successivo all'emergere della variante indiana, concludendo che i vaccini sono efficaci al 33% contro la variante 3 settimane dopo la prima dose, rispetto al 50% per la variante inglese. L'efficacia aumenta di gran lunga con la fine del ciclo vaccinale. Irlanda. Via la quarantena per i britannici. I britannici che attualmente viaggiano verso l'Irlanda sono tenuti ad autoisolarsi per 14 giorni al momento dell'arrivo. Come parte del piano per incoraggiare più visitatori in estate, si prevede che l'Irish Tourist Board lancerà questa settimana una campagna di marketing multimilionaria, decretando l'eliminazione della quarantena al rientro nel Regno Unito. È probabile che la mossa significhi anche che i vacanzieri potranno evitare le lunghe code per la consegna di moduli di localizzazione dei passeggeri, a differenza di chi proviene da altri paesi europei. In questo modo, per attraversare i confini sarà sufficiente presentare il proprio passaporto o la patente di guida. Nel 2019, prima della pandemia, 4,79 milioni di britannici hanno visitato l'Irlanda, la quinta destinazione più ricercata dopo Spagna, Francia, Italia e Stati Uniti. Covid. Morto William Shakespeare. È morto in Gran Bretagna William Shakespeare, il primo uomo al mondo ad aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Aveva 81 anni e si è spento per una malattia non correlata al coronavirus. Dopo il vaccino aveva affermato: "D'ora in poi potrebbe fare la differenza per le nostre vite. È l'inizio del cambiamento anche per il nostro stile di vita." Draghi. Il Green Pass sarà pronto a metà giugno. Il Green Pass sanitario europeo sarà pronto a metà giugno. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. In merito alla situazione dell'Italia ha dichiarato: "La campagna vaccinale anti-Covid deve continuare ad accelerare anche durante l'estate. C'è stata una certa soddisfazione sul modo in cui procedono le vaccinazioni un po' dappertutto. Le forniture continueranno ad arrivare senza imprevisti e in modo sufficiente." Johnson. Ipotesi Italia per il matrimonio. Il premier britannico Boris Johnson sposerà la fidanzata a luglio, probabilmente in Italia. L'indiscrezione arriva dal tabloid The Sun, dove si afferma che Johnson abbia fornito una data a familiari e amici. La loro è la prima coppia, non sposata, ad abitare a Downing Street. Sono fidanzati dalla fine del 2019, ma avevano sospeso i loro piani di matrimonio. Per lui, all'età di 55 anni sarà il terzo matrimonio, mentre per lei, che ne ha 33, sarà il primo.
Per la location delle nozze si parla dell'Italia, dove la fidanzata di Johnson trascorre spesso le vacanze e dove ha alcuni parenti. Una meta che discorda rispetto alla raccomandazione fatta qualche giorno fa alla popolazione inglese, in cui il primo ministro sconsigliava viaggi nel bel paese. Completely è la prima app pensata interamente per la comunità italiana in UK. Nella sezione Live in UK potrai capire al meglio le procedure istituzionali, avere assistenza contabile e legale, ricevere supporto per la creazione del tuo curriculum, richiedere traduzioni certificate, imparare le lingue, trovare un assistente professionale e molto, molto altro ancora. Mille soluzioni in un'unica applicazione. Completely.